Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, accompagnata dal governatore delle Marche Acquaroli e dall'assessore Saltamartini, ha visitato ad Osimo la nuova sede della Lega del Filo d'Oro. Ha visto in particolare i comparti dell'area medica e riabilitativa, oltre ai settori dove gli ospiti, bambini ed adulti, si applicano con strumenti appositamente realizzati per conquistare una prospettiva verso un domani migliore. Devo dire che sono particolarmente lieta di poter visitare questo centro, perché nel 2019 io ho istituito al Senato il premio al volontariato e abbiamo premiato proprio la Lega del Filo d'Oro come realtà, come una delle realtà del terzo settore maggiormente meritevole. E devo dire che questo riconoscimento è un riconoscimento pienamente meritato. Questa visita conferma quella che è stata la nostra idea e il nostro riconoscimento, perché questa è una realtà di eccellenza a livello internazionale, perché ospita ed assiste persone che hanno deficit di carattere visivo e uditivo. E non è solo questo, perché è anche un centro importante di ricerca e per tutte quelle attività innovative che possono migliorare la qualità della vita, non soltanto delle persone appunto che hanno problemi, ma anche delle loro famiglie. Questo è molto importante, e aver cura della persona, ma insieme alla propria famiglia che segue questo percorso anche di rieducazione. Ho visto i vari comparti, dalla parte medica a quella riabilitativa, ai vari settori dove questi bambini si applicano, bambini e anche alcuni adulti, e imparano a lavorare con strumenti che vengono realizzati appunto per facilitare loro il compito di questa attività creativa che può servire loro forse in una prospettiva di un domani migliore, con l'assistenza anche dei loro, ho visto le loro mamme, e quindi è una realtà che dobbiamo tenere in considerazione, perché questi volontari, queste persone che assistono sono persone meravigliose che noi conosciamo poco, perché è un esercito sempre silenzioso che sta dietro le quinte e che noi dobbiamo valorizzare, perché fanno un grande servizio alla comunità, ma fanno un grande servizio anche per noi stessi, perché queste realtà interrogano sempre le nostre coscienze. Noi ci chiediamo se facciamo abbastanza per loro. Il presidente ha donato alla Lega del Filo d'Oro un campanello del Senato con l'auspicio che possa richiamare quell'attenzione che la fondazione merita.